che cosa sta succedendo, Gianmarco? Capire, purtroppo il momento, come ho detto anche di là, è quello. E penso che la gente sia anche stufa e ce l'abbia piena, diciamo, per non dire parolacce, di vedere noi giocatori o chiunque sia di venire qui e dire sempre le stesse cose. Il problema si sa, è evidente. Qual è? È quella che facciamo fatica, nel senso anche oggi abbiamo creato, sì, ma alla fine occasioni nitide poche, e quindi è stata una partita 0-0. E più che lavorare, che è quello che vi garantisco che facciamo, non sappiamo cos'altro fare, nel senso ogni giorno siamo lì sul campo anche due ore e mezzo, quindi oltre il lavoro, ti ripeto, non so qual è la chiave. Mi sembra come se il limite raggiunto dalla squadra sia questo. Ma non è un limite, è questione che ancora non riusciamo a trovare la chiave, perché comunque i cambiamenti, i giocatori, i moduli sono stati cambiati, pure io penso che sia solo un discorso di atteggiamento, di forse di cattiveria in più, perché la Serie C è questa. Gianmarco, si può provare secondo te a risalire questa classifica? No, abbiamo l'obbligo di provare a cercare di innanzitutto migliorarci, perché sappiamo i giocatori che siamo e quello che merita il Pescara. Però come ho detto anche precedentemente, arrivato ad oggi, secondo me, è come chiedere alla Juve di vincere il campionato, no? Dobbiamo prefissarci un altro obiettivo, quello di raggiungere i playoff, e poi si vedrà. E ripeto, come ho detto prima, capisco io il malcontento della gente, perché il Pescara non merita questa categoria, per tutte le lamentele che sappiamo anche noi. Io in primis, quando ho scelto di venire a Pescara, l'ho scelto per la piazza, per quello che è la storia. Però in questo momento facciamo fatica, ci piacerebbe veramente tanto avere il pubblico dalla nostra, sentirci aiutati, supportati, e non essere gli 11 contro la curva, contro il Pescara, perché è brutto, diciamo così.